contro il Fener, ma non è posta la scusante, siamo abituati a fare due partite alla settimana. Non abbiamo scusanti per oggi, abbiamo perso intensità, abbiamo perso di energia nel secondo tempo, dovevamo chiuderla più 16 e invece ci siamo portate dietro. Sapevamo che era una squadra che se la porti fino alla fine poi è difficile giocarci e non, cioè secondo me oggi abbiamo proprio perso quell'energia che solitamente ci contraddistingue. Sì, le tante si vanno anche per Sì, iniziare a giocare il ritorno. non c'è tempo per, come sempre, martedì, cioè dopodomani ripartiamo per andare in Francia, Eurolega, con un'altra partita importantissima per noi, per le qualificazioni del playoff di Eurolega, quindi non c'è tempo. Ma una cosa al volo, cioè da fuori l'impressione che più che per tante volte quando una squadra si fa rimontare 15-17 punti si dice sempre che l'ha persa loro, invece questa volta qua mi sembra che sia più il Gias che l'abbia vinta che l'avete persa, la mia impressione da fuori. Ok, No, non siamo tutti noi per averla persa, onestamente. grazie mille. Dopo per chiudere, è successa una cosa simile, non sembra di rivedere quello che è successo a Venezia, le dinamiche sono un po' diverse, però l'esito alla fine è quello. Gli alti e bassi, insomma, ci sono anche dall'anno scorso in partita, quindi ti chiedo cosa succede, ma anche come state cercando di fare per ridurli il più possibile. Ma abbiamo sempre avuto comunque in generale alti e bassi, avendo due competizioni importanti, ogni settimana non è facile riuscire ad avere intensità sempre alta tutto il tempo. Oggi avremmo dovuto chiudere al terzo quarto e quello è stato secondo me il nostro errore, perché poi portarla al quarto quarto, 2 punti di differenza, sapevamo che comunque magari loro potevano avere più energie rispetto a noi. Il problema era non arrivare a quel punto. Ci siamo arrivati e basta, adesso si penserà alla prossima. Adesso poi giocheremo contro Venezia, che sarà un'altra battaglia, però sarà in casa nostra e proveremo a dare tutto per vincere. Grazie mille. Vai. Ida, una vittoria del genere, quanta convinzione vi dà che potete competere anche con una delle squadre come Schio e con le altre due big del campionato? Allora, noi arrivavamo da una vittoria contro Campobasso per andare alla Final Four. Questa vittoria ci ha dimostrato che noi possiamo competere con quelle squadre di quel livello lì, quindi le prime del top 3, ecco. Ci dà tanta fiducia per lavorare le prossime settimane, che non sarà un mese facile, e portiamo a casa una bella vittoria. Grazie mille. A rimontare il gap, sicuramente nello spogliatoio ha detto che difendere guardandoli con loro è impossibile perché fanno ovviamente tante buonissime giocatrici, che bisognava un po' più essere aggressive, lottare. Diciamo che Vestagno è stata un po' la scintilla su questo, lei ce l'ha proprio di suo ed è stato un po' quello che ha dato la scintilla in difesa. In attacco abbiamo fatto le nostre cose, ecco, cioè siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro. Giocando di squadra, facendo le cose che la squadra vuole fare, che questa è una cosa importante. Quindi, insomma, la prima volta che riusciamo a battere Schio, almeno quando io alleno, una grande soddisfazione. Adesso, ovviamente, ne abbiamo una più un'altra, per un'altra, per un'altra, però, insomma, meglio iniziare così. Una domanda. Sì, Cito, ti volevo chiedere, secondo te, qual è stata la chiave tattica del match, se ce n'è stata una, perché poi quando rimonti da 17 fa tanto. Noi Schio è ovviamente una squadra dove se va a chiedere aiuti difensivi ti puniscono, l'abbiamo visto nel primo tempo, quindi ho chiesto loro anche sul pick and roll di lavorare più sulla responsabilità individuale, cioè cercare di passare, di mettere un po' le mani sulla palla, di mettere pressione. Diciamo che la chiave per questo lavoro è stato Vestagno. Lei ovviamente è una giocatrice che in difesa ci dà sempre tantissimo, probabilmente ci voleva qualcuno che innescasse questa modalità. Abbiamo difeso sicuramente nel secondo tempo con molta più energia, e quindi siamo riusciti comunque a recuperare i punti, perché poi recuperando qualche pallone riusciamo a spingere in contropiede. Ovviamente prestazione fantastica di Moore, di Trucco, di Panzera, ma io non vorrei dire una più dell'altra. Abbiamo giocato comunque di squadra perché anche con Moore lavoriamo tanto per fargli arrivare la palla e stasera siamo riusciti a fargliela arrivare nei momenti giusti. Ti faccio anche a te la domanda che ho fatto a Ilaria prima. Questa vittoria qui, che segue poi tra l'altro un'impresa di Campobasso, quanta convinzione vi dà di potervelo giocare anche in prospettiva futura contro le Big 3 del campionato? Allora, quello che io ho detto alle ragazze prima del
dall'inizio della partita, che ovviamente siamo super felici e orgogliosi di essere arrivati alle Final Four di Coppa Italia, perché quest'anno sono delle Final Four speciali, speriamo che durino anche negli anni prossimi, cioè fatti con la maschile, quindi una grande vetrina, sicuramente in un bellissimo palazzetto, sicuramente con una grande organizzazione. Però vi ho detto, se vogliamo dimostrare di essere realmente una di quelle squadre che merita di essere, non basta una partita, bisogna comunque costruirsi credibilità anche nelle partite tutte le settimane. Direi che fondamentalmente questo è l'inizio, è ovvio, adesso abbiamo Sassari, Ragusa, San Martino, cioè abbiamo una serie di partite super importanti prima di pensare alla Coppa Italia, e quindi devono affrontarle tutte con questa forza, che è comunque la forza della squadra. E poi c'è il rientro di Begic che dà ulteriore... Assolutamente sì, oggi ovviamente era una partita tosta, lei è riuscita a giocare forse 4-5 minuti, che era quello che mi avevano detto di avere a disposizione, è riuscita anche a fare un canestro, ovviamente deve un po' riprendere il ritmo, questa settimana ha iniziato ad allenarsi. Ovviamente il nostro focus era sul fatto che lei non avesse dolore, riesce ad allenarsi senza dolore, adesso non dobbiamo esagerare, ma pian piano si leva qualche minuto in più, qualche minuto in più, e sicuramente lei, così siamo la squadra completa, siamo la squadra che avevamo costruito prima dell'inizio del campionato. Grazie mille.